Vedo qua, sto preparando le bustine. Sono zucchine. Sto preparando le zucchine che non mi ricordo più. Sì, buona volta. No, zucchine in bianco. È funghetto. Hai capito come? No, sì, funghetto. Zucchine non lesse, ma cucinate in padella con un po' di prezzemolo, un po' di aglio, hai capito? Hai capito adesso? Vale. Sì. Ma io ho fatto. Dopo magari le altre due parti, che dico, guarda come contorno. Ora metto anche un po' di pepe per dare il sapore. Ecco qua. Adesso preparo un po' di insalata. Adesso guarda si qua, preparo l'insalata. Prima di preparare l'insalata preparo la tavola. Sì. Allora l'insalata di pollo. Io preferisco le alette di pollo, quindi è già pronte, perché il petto non lo vuole quasi mai nessuno. Prendete le alette e le mangiano tutti. Vero? Eccoci qua. Adesso fatto anche qualcosa di speciale. Ecco qua, sono qua che... Ecco qua. Zucchine al funghetto, grazie per mescolare.
però facciamo anche l'insalata che la finiamo. Guarda che roba. Come si diceva poco fa, la nostra interazione con le tecnologie apre spazi di azione e orizzonti concettuali. Detto cui noi abbiamo il dovere, oltre che la possibilità. Allora, come ti dicevo, ieri sera ho parlato con la Stefania e ho detto, se noi, se noi viene 21, non stiamo sempre fino alle 20, poi frega, questo, tanto si porta a casa, se no facciamo che si tratta. Niente, guarda che siamo minimo fino al 15. Comunque io dico, stai tranquillo. Quando io la Raffaele non trova nessuno, non mi faccio via. Perché andare via prima se la casa resta vuota fino al 21? Nel senso, il suo. Tanto? Hai capito? No, ti fai la vacanza più lunga di quest'anno, hai capito? Giusto? Va bene, basta. Ok. E dopo puoi dire Raffaele e basta. Capito? Si sta bene qua, fa caldo a Mestre, tanto caldo, ha detto la Stefania ieri. Allora tanto vale che stiamo... Sì, ieri che mi ha chiamato ieri sera, ha detto che fa tanto caldo e noi andiamo via al 20, hai capito? Vuoi andare al caldo, magari il 20 fa più fresco, hai capito? Lasciamo il caldo alla ciomola. E la ciao, gli ho detto, oh, presto, la prossima settimana, gli ho detto. Ho detto, genericamente, no, perché guarda, vengo così, basta, ciao. Ma lei è contenta, non è stupida, ha capito? Lei ha capito? Ho detto, sì, sì, tranquillo, ha detto. Allora, andiamo. Procedura burocratica di gestione di documenti, sì, molto pesante per tanti lavori. Questo qua sono le alette di pollo, certo, le ho preparate io. Sono già pronte, questo è il piatto delizioso. Psicanalista, epistemologo, che ricorderete forse qualcuno. Le scaldo unite col microonde, le scaldo in padella con un po' di pila che ci dà un tocco in più. Capito? Va bene? L'ho fatto. Cos'è quello di là? Di debolezza, di forza,
la fragilità è proprio del vivente e noi dobbiamo cercare di capire questo per non farsi colonizzare per il modo algoritmico. Noi cominciamo poco a poco a perdere la potenza cerebrale. Noi deleghiamo, deleghiamo senza nessuno. Ho scritto a Giuseppe, hai capito? Giuseppe mi ha detto devi sentire sua moglie, hai capito? Giuseppe ha detto che vuole venire, però non so, non ho capito se viene a pranzo. Mi conferma questa sera se viene. Io non mi metto a prepararsi, non so niente. Ci ricopriamo lo stesso. Non lo so. Perfetto. Tanto lavoro ci vuole una birra. Dopo tanta fatica. Mettiamo i piatti. Non mi vedo che lo scappiamo. Svalimento. No, bisogna 100 caselle. Non mi fermate, le fiori torno a settembre. Mamma mia, però il tempo di una mamma. Giro Piello, il primo passo lo continuo. Da fuori ne rimarrà solo uno. Da parte lì, alle 2 di su, dai. Eccomi qua, sono tornato. Sto finendo di preparare. L'insalata, in seconda serata, con Arduino Montenegro, l'altra età, prossimamente, sale, su Rai. Pepe. Nuovo Lexus e gli Skylight.
qua. Sono molto complessi, però nessuno pretende che tutti diventino. Allora qua, perfetto. Chiama ora l'800-3800. In caso di dolore, dovresti solo un rapido sollievo. Minuto in casse, capsule moglie che vengono asservite due volte più velocemente, grazie alla metodo di immaginativa. Per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Minuto in casse, due volte più veloce. Ah, quindi questo è ragazzi. Arricchiamo con questo. Un po' di accento. Cominciamo con l'insalata. Cioè, voglio dire, metto prima l'insalata. Ormai le abbiamo viste tutte le puntate della sicurezza. Come Colombo. Come Poirot. Anche sabato guardo Poirot. Anche se l'ho visto centinaia di volte. Ah, buono, buono. Le zucchine sono buone, funghetto. Come? Buone le zucchine. Le piante sistemate. Come dicevo, dopo tanto lavoro e tanta fatica, una birra me la merito. Mi sembra giusto? Mia sorella è in gran forma. Che cosa sono? Un paio di lettere che deve firmare. Una brava segretaria. Che cosa devo dire? Bevo la salute della Chom che adesso sta lavorando. Mi raccomando, lavora Chom, devi pagarmi la pensione, visto che sono già andato in pensione. Ah, scusa, intanto, ricordi il mio ex compagno di università Totabo? Ah, buona! Ho avuto fortuna, i miei libri sono tutti. Cioè, dice che sono. Lei scrive già? Sì.
sedere in classe, seconda fila, dietro a quella giraffona. Allora adesso non lo sanno, non li ha imparati. Lo so perché ci scriviamo sempre. Pensi, ha due figli e vive ad Augusta. Sul serio? E tu cosa fai qui? Vivi a New York? Sì, da quando lo so che comincia. Su, vieni, mettiamoci sedute, parliamo un po'. E cosa fa lei a New York? Ho fatto la gente, ho fatto spese, ma non parliamo di me. Prima le cose più importanti. Ti sei sposata? Hai fatto carriera? Continui a scrivere. No, no e no. Non avrei rinunciato. A che cosa? Tu eri quella che scriveva meglio fra tutte le mie allieve, quella che aveva più talento. E io speravo tanto di aver scoperto un futuro premio Nobel. Oh, avrebbe dovuto dirmelo. Oh, ci avrei messo più grinta, forse. No, purtroppo ho rinunciato a scrivere quando mi sono scontrata con la realtà della vita quotidiana. Guarda, no, ma quando mi hai parlato di Jessica Fletcher io non immaginavo che si trattasse della signora Fletcher, la mia ex insegnante. È stata la tua insegnante? Sa, un anno fa quando è morta mia moglie, credevo che con lei fosse morta la parte migliore di me. Liz mi ha aiutato a ritrovare. Lei è un uomo fortunato. È quello che penso sempre anch'io. Liz mi ha detto che vorremmo averla a cena per questa sera. Oh no, me ne sono proprio scordata. Non avevo il suo serio. Ho già disdetto l'albergo. Rimanga, per favore. Chi lo sa quando avrete occasione di rincontrarmi. Perché no, magari... potrei farmi ospitare da Grady. Non ci capita spesso di stare insieme. Ne approfitteremo per parlare un po'. Perfetto, allora d'accordo. E farò riservare un tavolo per le 8 a Guido Show. Ma tu non dovevi andare dalla sala? Oh, accidenti, spero di fare ancora in tempo. Beh, allora ci vediamo. Vuoi aspettare un cucchiaio di questi? È stata una gioia rivederla, signora Fletcher. Jessica. Jessica. Beh, ci dovrò fare l'abitudine. Sono le zucchine. È diventata proprio una ragazza incantevole. Ha ragione, sì, è davvero stupenda. Ma signor Anderson, mi serve la sua approvazione per questi pagamenti. Adesso. Questa simpatica rompiscatole è la mia perfetta segretaria e zelante assistente. La mia indispensabile factotum. Ci siamo viste nel sole. Cercava qualcuno. Mio nipote Greg. Poi l'ho trovato. Ora è negli uffici. Ecco fatto. E questa è una fattura di Vinton. Vinton? Sì, è di $550. L'ha firmata la signorina Dalton. Ah, certo, sì. Deve essere il suo regalo di compleanno per me. Miss vuole che mi prenda bene. Non è sicuro? Se non sbaglio sto comprando. Vedo qua un piattino. Signor Anderson, dai, me ne occupo immediatamente. Ma come c'è l'insalata con noi? Non capisco perché Liz è ritardi. Neanche io. Per quanto ricordo è sempre stata molto puntuale. Già. Comunque non deve essere facile trovare un taxi a quest'ora. No, ma Liz abita qui vicino, ho scelto un posto. Beh, potremmo fare un salto a casa sua a vedere cosa le è successo. Mi dispiace. No, 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 voglio, non voglio. Forse lì c'è questo. Invece questo qua fa contenti tutti. Ma da Dante, c'è un signor, è da pochi di me. È strano. Deve esserci. Il portiere non l'ha visto uscire. Ma hai detto che potrebbe essere passato dal garage. Sì, ma per quale motivo? Sono buonissime, a me piacciono tanto. A me piacciono le orecchie. È vero? Gli americani hanno fatto le orecchie fritte. Gli americani le mangiano come le faccio fritte.
parte Doppi Saldi in estate, l'imperdibile promozione che ti offre un sistema di riposo completo dal valore commerciale di 900 euro a soli 225 euro. Un sistema di riposo completo composto da un materasso matrimoniale con superfici massaggiate in lattice elastico e un trasferente, più una rete ad hoc con sistema di sollevamento della sezione testa e piedi con soli 225 euro. O se preferisci 12 rate da 18,75 euro al mese grazie ai comodi finanziamenti a tasso zero. Insieme al sistema di riposo completo riceverai, incluso nel prezzo, uno dei due omaggi che Mario ha selezionato per te. Il primo è il corredo notte composto da due lenzuola, due federe per cuscini e la frammenta termoregolante. Il secondo omaggio è la richiestissima friggitrice ad aria. Grazie a lei potrai mangiare sano senza però rinunciare al gusto. Si chiama Doppi Saldi d'estate perché Mario ha tagliato non una ma ben due volte il valore commerciale di questo sistema di riposo. Quindi non lo pagherai 900 euro e nemmeno 4,50. Pagherai questo sistema di riposo completo appena 225 euro. E le sorprese non sono finite. Ancora per un breve periodo Marion ha deciso di estendere questa promozione a tutta la gamma dei suoi letti. Devi solo digitare il numero di sovraimpressione e richiedere la visita di un consulente Marion. Con lui potrai scegliere il letto contenitore ideale per lo stile del tuo arredamento. Chiama Marion. Soluzioni per dormire. Infatti, le opinioni e le notizie per restare sempre connessi. Sabrina Scampini conduce Diario del Giorno da lunedì 15.30, Rete 4. Abbiamo un appuntamento, vi aspetto. Sauron è tornato. E quando ho dato il servizio, non ho mai capito nessuno. Sarà guerra nella terra di mezzo. Beregion cadrà e Sauron con essa. Non puoi uccidermi. A parte fuori. Intendente Colombo. Quindi? Bella e bella. Però chissà quanto mi costa di assicurazione. Passo un secondo! Ma mi fido a farlo online. Certo, è seduto! Ok, ma quanto mi costa in più? Ero seduto! Vai su seduto! Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce nel lavaggio dopo lavaggio. Per lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, dopo soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana. Rimaniamo soltanto e a luce. Ne vengono le lenti già pronte e cucinate. Come se faceva lei, ne prendevo le lenti. Quando facevo tutto rosso mangiavo solo le lenti. Non ho capito, ma non ho ancora le lenti un po' l'intero, se la mangiare la lenti. Vediamo le lenti da pronto. Qualunque cosa cerchi, sai dove trovarla? Da Kik, la catena di negozi pensata per te, la tua famiglia e la tua casa. Vieni a trovarci. Kik, più di quanto ti aspetti. Lo zucchero può causare le rughe. Lo zucchero e le rughe. E allora? Nuovo Q10 siero doppia azione con Q10 e GlicoStop aiuta a bloccare i danni dello zucchero, riduce e previene le rughe. Risultati clinicamente provati. Q10 siero doppia azione. La pelle per sprigionare il tuo potere. Nivea per la pelle. Pesto Barilla alla Genovese. Basilico italiano d'agricoltura sostenibile, raccolto all'alba ancora tenero e lavorato con il nostro metodo delicato. Cremosamente buono. Pesto Barilla. Il gusto amato da tutti. Buona spesa a chi ama la convenienza. Da MD con la promo 3x2 puoi avere 3 confezioni di yogurt greco Kalos in gusti assortiti a solo 1,98 euro. MD, buona spesa Italia. Lenora Unstoppables. Aggiungi le perle profumate prima di ogni lavaggio per un wow di freschezza. Le labbra rifatte. Anche dal mattino. Che wow di freschezza. Dura fino alla sera. Quando tutti sentiranno ancora questo wow di freschezza.
Lenora Stopables. Wow, ti fa schiacciare sto. Diversi argomenti che vogliamo trattare. Che manovra dobbiamo aspettarci? Io sarei molto cauta e voglio vedere cosa succederà. Tu sei per la libertà di parola solo quando piace a te. La minoranza deve pure avere la possibilità di esprimere un pensiero. Qui al centro del nostro tavolo, come sempre, ci confrontiamo con i nostri ospiti. Francesca Barra e Roberto Poletti conducono in diretta 4 di sera weekend, sabato e domenica alle 20:30, Rete 4. Quindi restate assolutamente su Rete 4. Sta bene, signora Fletcher? Ah, sì. Sì, sì, grazie, tenente. E lei, signora Anderson? Shock, ma la sera. L'assassino deve essersi infuriato. Entra in cerca di soldi, non li trova. E così devasta l'appartamento. La ragazza arriva, lo scopre e lui la strangola. Pazzesco. Beh, è strano. Non capisco perché ha danneggiato il ritratto di Liz e vietato. Probabilmente oltre con l'altro è un critico d'arte. Mi dica una cosa, tenente. È sicuro che sia proprio un furto? Forse l'assassino voleva farlo sembrare un furto. Forse sembra un furto perché è un furto. Siamo a New York e questo genere di lavoro autonomo in questa città è un sistema di vita per certi valori. Perché il ladro non ha preso questo allora? Anche un dilettante avrebbe capito che questo porta rossetto ha un gran valore. Smeraldi, rubini, diamanti. Fondi di bottiglie. No, sono pietre vere, tenente. Gliel'ho regalato io. Ah, lei quando fa regali non va da spesa. Ehi. No, non è il rossetto con cui hanno imbrattato il ritratto. Ah, no. Ha un'altra sfumatura. Sì, hai ragione. Quello che ha in mano lei è Midnight Pink. L'altro ha una tonalità arancio. Sì, ma ne sapremo di più quando avrò un campione di questi segnacci. In laboratorio possono stabilire perfino di che marca è. Tenente, per caso lei ha trovato altri rossetti nell'appartamento? No. Qualunque tipo abbia usato, l'assassino l'avrà portato via. O l'assassina? Già, già. Non è un'ipotesi da scartare. Sì, è vero, potrebbe anche essere stata una donna. O un uomo con certi problemi. Ce ne sono tanti a New York. Todd, non pensare al mio impiego adesso. Sì, no, non è importante. In questo momento tuo padre ha altre cose per la testa. Cosa? Ma no, vuoi scherzare? No, non è un problema per noi, figurati, anzi, sai, quasi sempre ne approfitto per cambiare un po' aria. Sì, faccio una capatina da Joel a Dallas. Già, si è dato agli investimenti petroliferi. Frida, scusami, Frida, per favore, non puoi morire più tardi, ho una telefonata importante, ora sì, grazie. È una maniaca della polizia, sì, fai la spesa intanto, sì, ok, goodbye, ciao, a più tardi. Sì, Frida, te ne ho parlato, no? È arrivata c'è Jessica, ti chiamo dopo, va bene? Ok, ciao. Credi, di la verità, sei proprio sicuro che questa mia irruzione non ti disturba? Oh, no, certo, mi fa piacere averti qui. Splendido. E così finalmente avremo l'occasione di parlare un po'. Ma se ti sto... No, per carità, parola d'onore. Però ti avverto, il materasso è tutto pieno di pitozzoli. Beh, e com'è il divano? Ah, il divano è... È una meraviglia, sì, è molto morbido. Ti cedo il materasso con i bitorzoli. Io dormo qui sopra il divano. Ah, e poi la piastra del fornello non funziona più molto bene. Mi dispiace, il tè è venuto tieno. Gredi, io il tè bollente lo bevo tutti i giorni. Questo deve essere delizioso. Come piace a me. Quali sono tu? Ecco. Mi dispiace molto per Elisabeth. Anche a me. Peccato che tu non l'abbia conosciuta. Era una ragazza dolce, molto intelligente, affascinante e aveva talento. Per la polizia è stato un ladro ad ammazzarla. Tu che ne pensi? Beh, niente prova che l'assassino sia entrato furtivamente. Non era forzata la serratura della porta. E poi c'è un'altra cosa. Oggi quando ho incontrato Elisabeth... Bravo, è stata cordiale, sì. Ma mi è sembrato... Ecco, tu mi metti un po'... Non lo so, che fosse... E evasiva riguarda se stessa. E questo mi dà da pensare. Questo non mi ingrassa. Ora ragazzi, statemi a sentire, per favore. Salli, guarda qui da questa parte, grazie. Ma io sempre. Allora, dopo i primi commenti introduttivi, bla bla bla, faccio il mio discorso di benvenuto. Applausi. E comincia la cerimonia della premiazione. E a questo punto voi ragazze venite giù dal palco. Salli, Gloria, per favore.
Fate due passi avanti e poi giratevi verso sinistra. Adesso. Gloria cara, l'anno scorso la compagnia ha portato le tue provvigioni al 50%, giusto? Perché adesso non fai un piccolo sforzo per noi per distinguere la sinistra dalla destra? In posizione. Riprovateci adesso. Non lo dimentichi. Il meeting promozionale è alle 4. Grazie, Greta. Mi scusi. Se posso fare l'attore là, adesso. Conti pure su di me. Questo attore qua ha sempre la parte del cattivo nei fratelli fin del tenente Colombo. Ti ho cercato di sopra, non mi aspettavo che lavorassi oggi. Cioè, ok, va bene così. Devo pensare agli ultimi preparativi per il convegno. Possono farcela anche senza di me, ma mi fa bene lavorare. Mi dispiace, io non ne sapevo niente fino a questa mattina. L'ho sentito alla radio. Senti, papà, riguardo a ieri... No, lascia stare. No, lo so di aver detto tante cose. Va bene, so, non importa. Signor Anderson, me ne ero dimenticata. Sanders è della Ink Agency. Aspetto una sua telefonata. Ah, sì, devo andare, Todd, scusa. Sospetto che il suo figlio di sicuro... Poteva fare meno. Non era d'accordo. Non penso di averlo ferito abbastanza. Se siete pronti, proviamo i microfoni. Ciao, Todd. Ah, buongiorno. Cerca mio padre, vero? È appena andato via. Ah. Beh, direi che non è stata un granché questa sua vacanza. So che è stata l'insegnante di Elizabeth. Eravamo anche amiche. Era difficile non essere amica di Elizabeth. È vero, sai, tutti le volevano bene. Sì, beh, non che a me non fosse simpatica, ma non la conoscevo molto. La verità è che io non ce l'avevo con Liz. Non mi andava l'idea che mio padre avesse una storia così presto. Così presto dopo la morte di tua madre? Forse è iniziata anche prima. Non lo volevo dire, mi è sfuggito. Ma comunque è vero, Liz abitava nell'appartamento di Park Avenue quando mia madre era in ospedale. Lei non se lo poteva permettere, perciò era mio padre che pagava. Temevi di perdere l'eredità di tuo padre? Certo, sì, mi è passato per la mente, ma non per questo volevo che Liz morisse. Io non volevo averla intorno. Ho capito. No, non ha capito niente, invece. Quando Liz è stata uccisa, io ero dall'altra parte della città a giocare a tennis con amici. Ti ringrazio di avermi voluto dare questa informazione, Todd, ma non ricordo di avertela chiesta. Grady ha ragione. Lei è una donna molto astuta, mi scusi. Quello è il figlio di Anderson, vero? Un tantino su di giri, mi sembra. Eh già, secondo me si sente un po' in colpa. Ha qualche novità sui segni di rossetto sul quadro di Elizabeth? Ci stanno lavorando su. Tenente, ha un'idea di quanto possa costare l'affitto di un appartamento di quel genere? $5,000-6,000 al mese, anche di più forse. Oh, signore, affitta tutta Cabot Cove con quella cifra. Ah, qui i soldi girano e Anderson ne ha tanti. Secondo me lo pagava lui l'affitto. A proposito, dov'è il suo ufficio? No, mi dispiace, no. Non importa, do un'occhiata in giro. Ci vediamo. Sì, a più tardi. Oh, accidenti. Pronto? Oh, Grady Fletcher, salve. Ah, sei tu, zia Jess. No, credevo che fosse la segretaria di Anderson. Grady, mi serve un favore. Mettiti in contatto con un'amica di Liz, abitava a Cabot Cove, il nome è Andrea Kelly. Adesso è sposata e si è trasferita ad Augusta. Ma come faccio a sapere il nome da sposata? Beh, chiama Cabot Cove, associazione ex alunni delle superiori. Sì, va bene, se la trovo che devo chiederle. Ok, sì, ho capito. D'accordo, sì, la chiamo subito, va bene. Sì, ci sentiamo dopo, ciao, zia Jess. Signora Fletcher, doveva dirmelo subito che non è una Laila Lillese. Ero proprio convinta che lei fosse una di noi, perché mi deve credere, è assolutamente perfetta. Mia cara, è con grandissimo piacere che ora le offro la concessione esclusiva dei prodotti Laila Lee per tutta Cabot Cove. Cabot Cove. Sono lusingata, signorina Lee, ma non posso accettare, veramente. Sciocchezze. Mi hanno detto che lei è una specie di scrittrice, perciò probabilmente ha porticini che non può pagare o... Ma che è un oggetto che non si può permettere, forse, ma tinte, non so. Signorina Lee. No, mi chiami Laila. Mi spiace, ma devo dire di no. Lezione numero uno. La vendita inizia quando la cliente dice di no. Primo obiettivo, scoprire quali sono i motivi del rifiuto e demolirli con molta grazia. Ah, mia cara, lei sa essere molto convincente. Grazie. Ci farò un pensierino, va bene, promesso.
Ma intanto mi permetta di esprimerle la mia comprensione per la sua recente perdita. Quale perdita? Noi siamo in attivo di 11 milioni di dollari. No, no, io mi riferivo a Elizabeth. Mi hanno detto che fra poco sareste diventate cognate. No, l'hanno informata male. Norman non avrebbe mai sposato quell'opportunista. Scusi, perché dice questo? Sa, tempo dietro le ho offerto 50.000 dollari per lasciare Norman e lei ha rifiutato con sdegno. Ma semmai dimostra che non era un opportunista. No, dimostra che era un opportunista furba. Perché accettare 50.000 dollari visto che poteva averne milioni? Scusi, l'ho fatta aspettare, signora Fletcher. Sono Fiona Killer. Molto lieta. Posso aiutarla? Beh, spero di sì. Io ho conosciuto... Beh, veramente mio nipote che ha conosciuto una amica di una persona che lavorava per lei una volta. Almeno è questo che ha capito l'amica da una lettera. Questa nostra ex impiegata, come si chiama? Elizabeth Gordon. Liz. Mi è molto addolorato sapere quello che le è successo. Ma non lavorava più con noi da parecchio tempo. Per lei sarà stata una gioia lavorare in un posto simile. Veramente questa è casa mia. È un'agenzia di relazioni telefoniche. Siamo specializzati nel piazzare giovani come Elizabeth con una buona preparazione culturale. Ho capito. So che era una bravissima segretaria, perciò avrà avuto molto successo. Sì, certamente. Di lei i clienti erano sempre soddisfatti. Pensi, non riusciva mai a stare dietro a tutte le richieste. Sorprendente. Eh sì, visto che Elizabeth andava malissimo in dattilografia e in stenografia alle superiori. Se lei è un esempio di come lavora la Buoncostume, i soldi dei contribuenti sono spesi bene. Mi vuole arrestare. Allora Elizabeth era una prostituta, non è così? Sì, signora. Una delle migliori, se per questo. La tutta. La mignota. Una delle migliori, la tutta. Non quadra affatto con la ragazza che ricordo. Insomma, quando è cambiata e perché? Mi fa piacere che lei sia senza peccato, signora. Oh, non voglio scagliare la prima pietra, per carità. Io cerco solo di capire. Perché Liz ha scelto questa via? Avevo una buona educazione, veniva da un'ottima famiglia. Nessuna delle mie ragazze viene dalla strada. Beh, mi dispiace, ma per me la sua vita non ha avuto senso. E perché ha senso la sua morte, per caso? Potrebbe esserci un legame. Voglio dire, è possibile che ad ucciderla sia stato uno dei suoi clienti? Noi abbiamo a che fare con tranquilli uomini d'affari, non con psicopatici. Chi ha detto che è stato uno psicopatico? Sul giornale ho letto che l'assassino ha devastato l'appartamento. Lei da quanto tempo non vedeva Elizabeth? Da alcuni mesi. Da quando mi ha chiesto di toglierla dalla nostra lista perché aveva deciso di sposare Norman Anderson. Ma non poteva funzionare. Per quello che era stata? No. Aveva avuto un altro uomo prima di Anderson. E Liz gli voleva ancora molto bene. Non ricordo come si chiama. È un attore, se non sbaglio. O un tassista. So che l'ha conosciuto mentre andava a un appuntamento. Norman Anderson era al corrente del suo passato? Probabilmente no. Sarebbe stata sciocca a dirglielo. L'ha conosciuto a una festa di beneficenza. Lei vendeva palloncini. Sempre pronta quando c'era da appoggiare qualche buona causa. Forse Liz non gliel'ha detto. Ma se lui avesse scoperto la verità, come l'avrebbe presa? Molti uomini sono prevedibili. Ma alcuni... E sono i più pericolosi. L'amore si trasforma in odio così in fretta. Lo sapevi che in caso di dolori muscoloscheletrici si può usare MyMed? MyMed è un dispositivo medico CE con 4 trattamenti in un solo apparecchio. Ultrasuoni, magnetoterapia, ultrarosso e MAF. Un possibile aiuto per te e i tuoi familiari da utilizzare stando comodamente a casa. Chiamando adesso il numero 800 035858 potrai fissare un appuntamento gratuito e senza impegno con il consulente MyMed per provare i trattamenti disponibili direttamente a casa tua o presso il centro MyMed della tua zona e trovare
fare il trattamento più indicato tra i 150 trattamenti possibili. E se ti piacerà, potrai acquistarlo anche con piccoli pagamenti rateali. Ma c'è di più! Se vorrai, potrai anche provarlo per 6 mesi a partire da 1,61 euro al giorno. E solo dopo averlo provato, decidere se MyMed è adatto alle tue esigenze. Prenota al numero 800-035858 il tuo appuntamento gratuito e senza impegno con il consulente MyMed per provare i trattamenti disponibili direttamente a casa tua o presso il centro MyMed della tua zona e trovare il trattamento più indicato tra i 150 trattamenti possibili. E se ti piacerà, potrai acquistarlo anche con piccoli pagamenti rateali. MyMed 800-035858 è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima dell'utilizzo. Ho una grande notizia per te. Siamo diventati poverissimi. Per il ciclo I bellissimi italiani. Non si ruba a casa dei ladri. Un film dei fratelli. Stasera, 21:25, Rete 4. Siamo così buoni che ti facciamo compagnia tutte le mattine. Nonostante tutto, scopri i nuovi cioccolè colossi. Pezzettoni di cioccolato in una frolla deliziosa. Autentici come te. Ma pensavo di averlo già. C'era l'allegria da noi stare in sintonia. Ho saputo in compagnia. C'era allegre. Oggi via. Anche a casa non dispiace. Questo è il pranzo che ci piace. C'era allegre Bonduel. Per una pausa pranzo ricca di gusto. Bonduel, il mondo che ci piace. Prova anche pasta allegre, la nuovissima pausa pranzo a base di pasta ricca di verdure. Dai Spin il 6 e il 7 settembre con una spesa di almeno 35 euro. Ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella antiaderente. Info su eurospin.it. Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche? Sono già stanco. Ma da oggi hai un piano B, nuovo Beto Talbifase, con la sua tecnologia rilascio in due tempi. Da una ricarica rapida alla tua energia, un sostegno prolungato contro la stanchezza. Beto, energia con la B maiuscola. Sì, sì. E per un supporto specifico niente, contro la stanchezza mentale, puoi provare Beto Tal Mind Plus. Ci rivediamo fuori. Andiamo insieme. Domani. Sì, allora pago col banco. Pronto, mi senti? Sì, davvero molto bene. Davvero molto bene. Mi sentite? Davvero molto bene. Allora, sente bene? Davvero molto bene. Oltre 3 milioni di italiani hanno già effettuato il controllo dell'udito gratuito con Amplifon. Fallo anche tu. Chiama ora l'800-3800. Forse oggi Bea lascerà spazio anche per i tuoi inquilini. Leo supererà il maestro. E Gianni e Maria serviranno davvero solo un semplice spuntino. Per questo da Lidl c'è il sottocosto. Questa settimana, tonno all'olio di Vario Mare 624 grammi a 9,99 euro. E polpa di pomodoro Mutti 1,6 kg a 1,99 euro. Anche oggi una buona abitudine. Lidl, anch'io. Il perfetto equilibrio tra il cremoso gelato alla vaniglia, il croccante cioccolato e le mandorle tostate. Lasciati trasportare dal piacere inimitabile di Magnum, originale dal 1989. Magnum, true abbiamo pressure. Appena finito di mangiare. Esiste un luogo. Quindi vi salutiamo e ciao.